Ciao Massimo, siamo qui dal oggi 5 gennaio, giovedì, e parliamo di un argomento che è già stato trattato, diciamo abbastanza, non proprio ampiamente, ma direi con molto particolare attenzione in Italia da un certo Marco Dolcetta, che ha fatto dei servizi molto belli per quanto riguarda l'esoturismo nazionalsocialista, riferito all'SS tedesca, loro mito, eccetera, eccetera. È un argomento che onestamente parlando non si è molto detto. Comunque direi che è un argomento proprio da sviscerare in modo chiaro, e perché ci sono molte cose che vanno definite per quanto riguarda, diciamo, l'SS, per quanto riguarda la figura di Heinrich Himmler e Adolf Hitler, per quanto riguarda anche il comportamento non proprio adamantino di Himmler verso la fine della guerra, che si consegna agli inglesi pensando chissà che cosa, ma dato che sappiamo molte cose, gli inglesi lo fanno fuori e lo ammazzano così, perché se parlava chissà cosa avrebbe detto anche lui. Quindi dopo Mussolini l'inglese ha fatto fuori Himmler, e Hitler invece non si sa, perché sulla sua morte, per quanto sia morto ormai da tempo, ma voglio dire, sulla sua morte, se è avvenuta a Berlino, nel suo bunker oppure chissà dove, onestamente prove non ce ne sono. Non ce ne sono, cioè, nel senso dove è morto e come è morto, non c'è la prova. Che è morto lo so, si sa, però come e dove non lo sappiamo. Invece sappiamo tutto di Mussolini, anche nei dettagli ormai, cose che è meglio non raccontare qui perché è roba da incubo. Questo è un po' il sunto. Ti do la parola per entrare all'argomento e per trattare questo tema, sperando che da casa arrivino domande pertinenti a ciò che stiamo discutendo. Prego. Allora, intanto buonasera, un saluto a tutti. Dunque, stasera trattiamo di un argomento che, per quello che mi riguarda, per quello che so io, non ha mai trattato nessuno. Siccome io mi documento anche abbastanza, almeno per quello che riguarda il discorso anche dell'America, che ricordi io, non, tra i miei autori, quelli che poi ho citato nella trilogia, non ricordo mai nessuno che abbia fatto un'analisi del tipo di quello che adesso vi dirò, di come approccio. Allora, se non ti dispiace, vorrei proiettare e leggere una slide. Ecco, questa qui, la vedete? Questa slide qua, riuscite a leggerla? Ecco, allora io intanto partirei da qua, no? Perché tutto viene, come sempre, a conseguenza dello studio fatto sulla trilogia. Il libro sul nuovo ordine mondiale è anche un libro sulla simbologia e sui segni, molto importante, forse uno degli aspetti, secondo me, più rivoluzionari del libro. Allora leggo, Quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso, di soggetti messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per riconquistare la consapevolezza della divinità. E questa è una citazione che ho già letto diverse volte, però io la rileggo perché è sempre importante, no? Ripetere le cose. E di uno degli autori che stimo ovviamente di più, completamente sconosciuto in Italia, che si chiama Manny Piol. Quindi qui ho messo in neretto, vedete, la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso, di soggetti messi insieme dai signori dell'alba, eccetera, eccetera. Perché sono partito da qua? Perché lui parla chiaramente dell'importanza dei simboli, no? Il linguaggio e la possibilità di interpretare e riconoscere il linguaggio dei simboli, che ricordo, io li ho menzionati, no? Nella trilogia, sono tanti. Si parte dalla numerologia, dalla cabala, dalla gematria, e poi si va ai cipher,
e poi si va ai codici e poi si va a tutti i segni e anche a altre cose, no? Quindi sono veramente tutte delle piccole scienze che andrebbero studiate e approfondite, ma naturalmente non c'è tempo e poi è anche molto difficile trovare dei testi che ti diano le dritte giuste. Però un insieme, a seguito di una lettura abbastanza attenta della trilogia, un insieme dell'ABC della simbologia, appunto, la si può sicuramente acquisire. E faccio presente che senza queste nozioni è, per mio modesto avviso, impossibile fare qualsiasi analisi non soltanto di ordine storico, ma anche di ordine filosofico, sociologico, economico, di finanza, di moneta, perché bene o male. I mattoni, no? Questi mattoncini che rappresentano la base su cui si costruisce la società, si costruiscono le cose, devono assolutamente essere conosciuti da uno che si presenta e parla in pubblico. Posso dirvi, spero di sbagliare, ma posso dirvi che almeno nel panorama italiano non c'è nessuno che ha questa conoscenza, o perlomeno ci sono tanti che hanno questa conoscenza, però non la vogliono usare in linea di massima perché sono iniziati. E allora quando uno è iniziato all'interno di un ordine, di alcune cose non può assolutamente parlare in pubblico, a meno che non abbia un'autorizzazione particolare dal Grand Master della loggia. Allora, abbiamo letto questo primo punto qua. E di cosa parliamo oggi? Oggi facciamo una carrellata, perché ho tante immagini, perché parlando di simbologia io vi devo far vedere delle immagini sulle quali voi dovete anche riflettere. Cercherò di parlare il meno possibile. Poi magari ovviamente l'argomento è vastissimo, ci si ritorna sopra, non ci sono problemi, assolutamente. Io vi faccio vedere delle immagini così e poi ci avrei anche delle cose da leggere. No, praticamente. Io ho utilizzato il linguaggio dei simboli a seguito di una piccola ricerca che mi è stata richiesta da un amico che mi è venuto a trovare qua, che saluto, Sante, con Francesca, che mi ha mandato un'immagine di Hitler, che poi dopo ve la faccio vedere, anzi ve la potrei far vedere subito, così almeno si cambia questa immagine qui che non ci sta a fare ormai più niente. L'immagine di Hitler è questa qui, la vedete? La vedi, no? Sulla sinistra. Ecco. Sì. Questa immagine qua, io ho detto lì per lì, ma io non lo so se questo è un segno massonico, sinceramente. Bisogna che ci studi un po' e poi ti dico. E così ho fatto quando, recentemente, un paio di settimane fa, mi sono messo lì, ho ritrovato questa foto qui, ho detto, vabbè, allora cominciamo intanto a lavorare anche su questa cosa. E come vedete, questa come si chiama? La Presidente dell'Unione Van Europea, der no? Leyen, Ursula van der Leyen. Ecco, vedete che anche lei fa questo segno qui e poi questo qui effettivamente risulterebbe uno dei segni massonici, no? Lo vedete qua. Che vuol dire pazienza. Ecco, vedete quanti sono? Questo segno qui che fa Hitler vuol dire pazienza. E quando vogliono comunicare. Loro utilizzano appunto tutti questi gesti, non occorre nemmeno che parlino tanto perché c'è questa gestualità naturalmente completamente segreta per quello che ci riguarda. Eccolo qua, Hitler lo vediamo ancora meglio, in questa foto si vede ancora meglio, è sempre praticamente il solito gesto. Quindi io mi sono chiesto, ma se Hitler, ho scoperto questa cosa qui, e dico, ma magari ci sono altre foto e altre immagini di Hitler e dei gerarchi nazisti che fanno segni massonici. Questa è una cosa fondamentale dal punto di vista storico perché si fa tutto il discorso esoterico sul Terzo Reich, però si salta diciamo la prima parte, cioè tutto il discorso esoterico è un discorso di sviluppo successivo all'interno delle logge eventualmente, ma la logge deve sussistere. Deve esistere prima e mai nessun autore, in America io non me ne ricordo nessuno, magari forse qualcuno recentemente, meno che mai in Italia, ok?
ora io non so se in Francia, in Germania c'è qualcuno che ha fatto una ricerca di questo tipo. Comunque, nessuno scrittore ufficiale, storico, o comunque insomma, professore universitario, qualcuno che ha scritto sul nazionalsocialismo, ha mai posto l'attenzione dovuta su questo aspetto. E io mi sono andato lì naturalmente su Google e mi sono messo lì e ho fatto tutta una serie di ricerche. Allora, iniziamo a leggere questa cosa qui, così entriamo un pochino nel merito della discussione. Vediamo se ce la faccio. Questo è un estratto che io ho preso dal capitolo 4, Gli Illuminati, The Council of Foreign Relations, della mia trilogia. Il gesuita Edmond Paris, nel libro The Secret History of Jesuits, scusate, nel La 1975, storia secreta dei gesuiti. a pagina 12, scrive un bellissimo libro, dal quale ho preso tantissimi spunti. Si possono trovare solo parole vuote per opporsi alla grande quantità di prove che dimostrano la colpevolezza del Vaticano e dei suoi gesuiti. Il loro aiuto fu la forza principale dietro la fulminea ascesa di Hitler, che insieme a Mussolini e Franco, nonostante le apparenze, non erano altro che pedine di guerra manipolate dal Vaticano e dai suoi gesuiti. E alla pagina 173 aggiunge: il Führer era salito al potere grazie ai voti dei cattolici solo 5 anni prima, ma la maggior parte degli obiettivi cinicamente rivelati nel Mein Kampf erano già stati realizzati. Nel libro, una sfida insolente alle democrazie occidentali, il libro fu scritto da padre gesuita Bernard Stäffler, e firmato da Hitler perché, come molti ignorano, fu la Compagnia di Gesù che perfezionò il famoso programma pan-tedesco, come indicato in questo libro, e il Führer lo appoggiò. Questo l'ho preso da Wikipedia, qui ci sono i riferimenti, perché ricordatevi che quando un autore fa una citazione del genere deve sempre citare la fonte, cosa che Beh, purtroppo certo. i chiacchieroni di oggi non fanno. Ecco, allora, qui adesso ti faccio vedere un'immagine, spero che, insomma, devo dire qualcosa su Mussolini. Ecco, intanto cominciamo a vedere un po' qualcosa, no? Questi personaggi, ora non ci si pone tanto l'attenzione su queste cose, perché noi pensiamo a tutte queste medaglie, queste onorificenze, cose che hanno sul petto, siano cose che loro hanno acquisito per meriti magari di guerra, per carità di Dio, sicuramente è vero anche quello. Però ci sono dei simboli molto importanti, molto particolari, che noi non si colgono, l'importanza dei quali non viene colta perché noi non si conoscono. Ad esempio, questo simbolo qua, tanto ci ritorniamo dopo. Un altro simbolo molto importante, siccome abbiamo parlato di gesuiti, vedete, questo qui è il simbolo dei gesuiti, no? Che come poi dice fatemi aprire la cartella così poi leggo delle cose, eccola qui, come dice poi Frank Collins nel libro, ti ricordi, c'è qualcuno per caso che si ricorda il significato delle iniziali IHS per caso? Qualcuno Ma magari. Nocignus, no? È un simbolo cristiano, no? In questo segno vincerai, una cosa del genere. Mi sembra che sia questo il significato di quel segno lì. Allora, io l'ho scritto. Nocignus, in questo Allora, segno. bravo, 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 ci sei andato vicino. Allora, io l'ho scritto nel libro. Originariamente, se si chiede questo a un prete, originariamente, diciamo, sì, nell'interpretazione, diciamo, cattolica, vorrebbe dire Jesus, hominum salvator, eh? Sì, Però Gesù, salvatore di voi, dice, sì, beh. o Collins dice che Direi che è invece il esatto vero. quello che dici tu, Gesù No, omnium aspetta, salvatore, fammi salvatore. finire. Questo dal punto di vista formale, dell'interpretazione cattolica che fa riferimento al salvatore, no? Mentre invece il significato vero, dice Collins,
e Collins è Invictus Iuris Signum, che vuol dire il segno di colui che è invincibile. Certo. Quindi sarebbe un significato un pochettino diverso Beh, nell'interpretazione, però anche, sì. io questo ve lo faccio vedere perché è un simbolo molto molto importante. Allora andiamo avanti, diamo uno sguardo molto veloce ai due grandi ordini che rappresentano le massonerie mondiali. Allora, sulla destra abbiamo il rito scozzese che tipicamente ha 32, vedete, 32 livelli, no? Questo è il primo, 1, 2, 3 sono cosiddette le logge blu, i primi tre gradi che sono in comune a tutte e due. E poi ci sono altri 32 più il 33 che è quello del Grand Master, no? Va bene, quello conclude tutto. Sulla sinistra c'è il rito di York, che per certi aspetti è un pochino sottovalutato, no? Io l'ho notata questa cosa, che si parla sempre del rito scozzese, scozzese, ma io anche nel corso, mentre scrivevo questa trilogia, dicevo, ma questo rito di York, poi mi sono imbattuto, insomma, in questi documenti e ho capito che praticamente il rito di York raggruppa tutti i cavalieri, no? Quelli che vengono chiamati cavalieri di Malta, tutti coloro che fanno parte nel gergo comune, no? Si dice knight, cioè tutti coloro che fanno parte di questo gruppo, rientrano appunto nel rito di York. Ora, qual è la cosa importante che dobbiamo sottovalutare? La cosa importante è che, come vedete, qui ci sono tantissimi segni, no? Tantissimi simboli. Ora, questi simboli non sono messi lì a caso, sono messi lì per una ragione molto precisa e sono stati messi lì probabilmente, soprattutto per quello che riguarda il rito scozzese, quando Albert Pike ha ridisegnato completamente, che io l'ho tratto nella trilogia, ridisegnato completamente i riti, no? Quindi le varie fasi del rito scozzese. Fra l'altro, un autore dice che le ha riprese copiate dal Medio Oriente, da un iniziato, un grande iniziato che ha incontrato a un certo punto, che gli avrebbe fornito tutte queste informazioni. Però a parte questo, lasciamo perdere. Ecco, però dicevo, vedete che ognuno, vedete, ora io ve lo ingrandisco ancora un pochettino di più, no? Qui naturalmente c'è il compasso, la squadra, di dietro lo vedete, c'è sempre il sole, tenete presente che il sole è uno dei simboli fondamentali. E poi vedete che ci sono tutti questi vari simboli, simbolini, simboletti. Ecco, ognuno di questi ha un'importanza fondamentale. Perché? Perché intanto sono simboli antichissimi, no? Che hanno ripreso e ai quali hanno dato poi un significato. Ma il simbolo è antico, cioè precede la costituzione del Terzo Reich in Germania. È evidente, no? Che tutte queste cose qui sono tutti questi simboli sono stati disegnati ed eventualmente è stato il Führer, o meglio, chi gli ha dato le dritte, che l'ha indirizzato a utilizzare un simbolo piuttosto di un altro. Per esempio, il tipico simbolo del nazionalsocialismo, Ubaldo, qual è? Sì. La Qual è? croce uncinata, no? Bravo, benissimo, la croce uncinata che è stata rovesciata ed è stata anche piegata. Rirrovesciarla, come spiego nella trilogia, non è un grande problema, perché comunque sia la svastica avrebbe una valenza positiva, però è Beh, stata infatti. anche Però è stata anche inclinata e io in questo momento, fino adesso, non ho capito perché è stata inclinata. Magari lo scopriremo più avanti, potrebbe essere anche interessante sapere quella cosa lì. Ecco, questa è un'altra, sempre del rito scozzese, in cui è colorata, si vedono ancora meglio,
E io vi faccio notare una cosa, abbiamo un pochino tutti visto i mondiali, no? E il grande exploit del Marocco. Avete notato qual è il simbolo all'interno della bandiera del Marocco? Quella croce, quella stella, diciamo, quella stella lì, Come si tipo chiama rivette questa stella? rosse, Bravo, come si chiama? Ne abbiamo rivette parlato a rosse, lungo. adesso non lo so come si Si chiama, non chiama so. Pentalfa, si chiama Pentalfa, si chiama Pentalfa. Ecco, quindi si può Pentalfa. immaginare che coloro che hanno, e poi fra l'altro rappresentano i Cavalieri del Sole, tanto per cambiare, si può immaginare con un po' di fantasia, tenete presente che tutto quello che dico deve essere sempre preso al condizionale, eh? Mi raccomando, eh? Mi raccomando, eh? Quindi Certo, si fa solo dell'intrattainment, è uno show quello che sto facendo io, non si parla mica di cose vere, chiaro, no? Ecco, sono ipotesi. Ecco, all'interno della bandiera, appunto, dicevo, del Marocco c'è questa immagine qua, ovviamente molto famosa, una delle immagini più importanti, perché poi sarebbe anche la stella, la stella di Negroni, la stella della Heineken, tutte queste stelle qui che vedete sono soltanto una stilizzazione, sono un marchio, sono una firma, è evidente, no? Probabilmente qualcuno o un gruppo di amici che faceva parte del rito scozzese, probabilmente Cavalieri del Sole, hanno scelto per questo simbolo. Andiamo avanti. Ecco, questo c'è il rito di York. Qui credo che abbiano invertito un pochettino le cose, però c'è sempre, insomma, i soliti tre livelli. Si chiama insomma, dell'apprendista. Dell'amico, come si chiama qui? Mes, no, come si chiama? C'è un nome particolare, e poi qui c'è il Master Meso, e poi continuano tutti gli altri livelli, come vedete, qui sono 12 e non sono, però come vedete qua in fondo, qui si parla in maniera abbastanza specifica, ci sono dei simboli intermedi qua, non particolarmente importanti, però quando si arriva qui, e noi si comincia a vedere una bella croce, Ubaldo, no? La vedete qua? La vedete qua? Poi la faccio rivedere dopo, eccola qua. Con la La corona nel croce sotto, mezzo, sì. con la corona nel mezzo e con la croce, La croce. Poi si La parla croce dell'ordine che è un tipo di croce che usa anche la Wehrmacht e anche la Bundeswehr oggi in Germania sui delle. suoi mezzi militari. Sì, perché non è mica cambiato tanto. Cosa pensate che sia cambiato? Poi si parla espressamente dell'Ordine di Malta e si parla dei Cavalieri Templari, più chiaro di così. Ecco, questa, che cos'è questa? Che cos'è questa? Che cos'è questa? Beh, quella è proprio la croce che dicevo io prima, sì. E questa che cos'è? È un po' simile, ma diversa. E questa è la croce di Malta, bisogna essere Malta, sì. precisi nei segni, No, perché in non si può questo dire sì. diversa. Vabbè, croce No, di è diversa, Malta, è quasi Malta, sì, quello, sì. benissimo, andiamo avanti, poi ci sono naturalmente tante cose da fare. Adesso facciamo una parentesi. Lo riconosci questo signore qua? Mi ricordo tanti anni fa se ne è parlato, ti ricordi questo Certo, signore? Galmar Sachs, il governatore della Banca del Reich. Bravo, bravo. Bravissimo. E io sto leggendo due libri adesso che ha scritto lui, abbastanza interessanti. Uno è la sua autobiografia e un altro libro che intitola La magia dei soldi. Si chiama The Magic of Money, perché non dimentichiamoci che i soldi sono creati utilizzando il processo della transustanziazione, che abbiamo già parlato diverse volte. È un processo magico. La cosa che mi ha sorpreso nella sua autobiografia non sono tanto i contenuti, ma è la copertina. Eccola qua. La copertina dell'autobiografia è una copertina di questo tipo. E io mi sono, ma quando l'ho vista, l'ho scaricato subito il libro perché ho detto, chissà Ammazzata. quante cose dirà questo Schack. E invece all'interno c'è solo un paio di paragrafetti che lui dice: io sono entrato in massoneria nel 1908, mi sembra, eccetera, Pure. eccetera. Vengo da una famiglia di massoni, però non ha detto niente di male, Hai assolutamente. La capito? sua esperienza è stata Andiamo positiva. bene, Così dicono a Roma.
cosa vuoi che dica? Ma io ve l'ho detto sin dall'inizio, ve l'ho detto 10 anni fa, quando si fece i primi interventi con Pucciarelli, che se per arrivare a quel livello lì te devi essere all'interno di certe strutture e per farti dare i soldi devi comunque essere all'interno di certe strutture, perché se no i soldi te li fanno vedere, ma poi non te li danno, eh? Allora, quindi vediamo di fare un'analisi molto semplice di questa foto, perché ci sarebbe da parlarci ore e ore, no? Queste Molto qui, chiara. queste due colonne, come si chiamano? Ma sono due colonne doriche, mi sembra vedere così. Sì, ho capito, ma sei Ma semplice. rappresenta, che so, Allora. insomma, sostiene il mondo, è una cosa, è un insomma, una simbologia, se non ricordo bene quale, ma è qualcosa, come dire, dominante il mondo, quel mappamondo Jamin tremendo. e Boa si chiamano, sono due torri, sono due, sì, sono due colonne tipiche che rappresentano, immagino, l'ingresso al tempio massonico. Poi cosa abbiamo? Diamo un pochino di spazio. Qui naturalmente c'è la luce. Che luce sarà questa qui? Di chi è questa luce qui? È la luce, mettiamola lì per me. L'occhio. Qui è l'occhio, potrebbe essere anche l'occhio di Horus, ma tanto cambia Credo di sì. poco. Quindi che cos'è questa qui, secondo te? E questa? Le due sfere lì, non so cosa rappresenta il mondo, una cosa del genere, boh. Vabbè, uno potrebbe rappresentare comunque il sole e per contrapposizione la luna, sai? Il sole e la Sì. luna. Nelle rappresentazioni antiche, la cosa curiosa è che sia il Sole che la Luna avevano le stesse grandezze, come se fossero identiche, capito? Nei volumi, nella cosa abbastanza personale. Poi, altre cose, qui sotto vediamo che cos'è questa qui. La vedi? Sì, Ubaldo, lì è il veloce. compasso, è un compasso. C'è No, dentro, no, tu cosa fai dentro? il compasso è qui. Questo qui è, come si chiama? È l'ingranaggio che è il simbolo dei rotariani, del Rotary, che comunque è una creazione, sia Rotary che Lion, che tutti questi gruppi sono comunque creazioni che vengono dalle massonerie, no? Va bene? Ecco, qui in basso, lo vedete cosa c'è qui in basso? Ci sono due cosettini. Lo vedi questo che cos'è? Lo vedi questo che cos'è? Questo Sì, ma non saprei descriverlo. è un teschio e questo è un gufo. Ecco, queste sono due Sì. immagini, altre immagini. Qui c'è la scacchiera, lo vedi, scacchiera tipica. Sì, lo vedo, lo Ecco, vedo. queste sono, quindi ci sarebbe naturalmente da ragionarci tanto su queste cose. Questa qui è la G, il cui significato potrebbe essere anche molto diverso da quello che ci hanno detto. Ci sono molti autori che ne hanno parlato. E per esempio, per quello che riguarda intorno al G c'è un'altra immagine, la vedi? Sì, ho visto. Ecco, come si chiama quello lì? Ne ho parlato anch'io, te lo ricordi? No, No, vero? no, non mi ricordo E più. questo è il serpente che si mangia la coda, che si chiama Ouroboros, Boros, il cui significato è passione sessuale, simbolo del fallo. Mi fermo qui perché poi dopo qui c'è naturalmente lo scalpello, immagino la picozza e tutti gli accessori che servono per lavorare, no? Qui c'è il pendolo, lo vedete, che poi loro erano scarpellini, eccetera, eccetera. Ora vi faccio vedere un'altra immagine. Questa è un'immagine che io ho preso da un film che si chiama La Lega dei Gentiluomini al minuto 3 e 23, dove il personaggio principale, che dovrebbe essere un gerarca nazista di altissimo livello, viene fuori dal taxi con questa immagine qua. Ora, il teschio, come si sa, è un'immagine tipicamente nazista, no? Lo usavano tantissime volte. Ecco, abbiamo questa composizione abbastanza strana che la ritroviamo nell'oggettistica e nella simbologia massonica, e la ritroviamo con questa, la ritroviamo in questo caso qui in mano, questo è un bastone, in mano a un gerarca nazista. Questo è l'Ouroboros che vi dicevo prima,
Nel libro io spiego che ogni simbolo, o il significato di ogni simbolo di questa immagine, che è l'immagine di, te la ricordi? Che immagine è che sta qui? C'è scritto sotto. No, c'è scritto sotto. Te la ricordi? Della società teosofica. Dove è sparito Baldo? Che è successo? Baldo, ci sei? Vabbè, andiamo avanti a parlare, si vede la telefonata. Dicevo, questa qui è la società teosofica di Madame Blavatsky. Nel libro, naturalmente, le spiega abbastanza bene queste cose qui, per quello che posso. Allora, andiamo avanti, vi faccio vedere delle altre immagini. Ora qui, anzi, guardate, leggo una cosa adesso che non c'è Ubaldo, la leggo adesso, così almeno non lo faccio incavolare. Data da ricordare, 1922, Benito Mussolini entra in massoneria. Il sigillo domina il Senato americano, dove la simbologia massonica è evidente. Dal berretto frigio dei seguaci del culto di Mitra, adottato dai rivoluzionari francesi, ai 13 pentalfa dello scudo, ai fasci littori, simbolo etrusco il cui complesso significato esoterico è spiegato da uno dei più autorevoli teorici della massoneria italiana, Carlo Gentile, membro della Chiesa Gnostica, da non confondere con Giovanni Gentile. Questo è Carlo. Allora, Carlo Gentile, Giuseppe Mazzini, nome universale, Foggia, Bastoppa, eccetera. Lasciamo perdere. Narra il Gentile che su questo lascio littorio giurò anche l'alto iniziato Giuseppe Mazzini, quale fondatore dell'Alleanza Repubblicana Universale. Lo stesso fascismo si collocava nel solco del pensiero mazziniano, tanto che l'associazione giovanile del Movimento Sociale Italiano recava il nome mazziniano di Giovane Italia. È del resto noto che quando nel 1922 Mussolini, che fu poi fregiato da Raoul Palermi, gran maestro della massoneria di Piazza del Gesù, con la sciarpa del 33° grado ad onore, assunse il potere circondato da quattro uomini, i cosiddetti quadrumviri, tutti massoni, Balbo, Bianco, Bianchi, De Bono e De Vecchi, il gran maestro della massoneria di Palazzo Giustiniani, Domizio Torrigiani, così commentò quell'evento. Questa rivoluzione ha un'anima massonica. Sui rapporti tra fascismo e massoneria si veda l'illuminante libro di Vannoni, Massoneria, Fascismo e Chiesa Cattolica, la terza, 1980. Ci sono dei piccoli erroretti qui perché l'ho tradotta questa cosa un pochino al volo. Tutto questo è stato ripreso dal libro di Epifanio, a pagina 684. Nota: Carlo Gentile, filosofo, storico, educatore e massone, fu superiore incognito e poi gran maestro dell'ordine martinista, col nome iniziatico di Antelius. Niente a che fare con Giovanni Gentile. Vediamo un po' se Ubaldo. Sei Sì, riapparso? Ci sei? ho Allora, benissimo. avuto un'emergenza da pasto. Va Purtroppo bene, qui io ho c'è letto. stato un Sì. incidente che non Vabbè, riesco più andiamo a... avanti. Andiamo Prego, prego. avanti. Io mentre che c'eri, ho letto una cosa, vi faccio vedere un'altra cosa al volo, siccome abbiamo visto il gufo, no? Questa è un'immagine piuttosto chiara. La vedi qui sulla destra? Questo qui è il dollaro americano, eh? Dollaro americano, un dollaro americano. In un'angolina a destra hanno messo il gufo. Lo vedi? Lo vedi? Eccolo qua. Questo è il gufo, lo stesso gufo che abbiamo visto nell'altra immagine. Ubaldo è di nuovo sparito. Vabbè, io vado avanti. Dunque, allora andiamo avanti. Abbiamo fatto vedere già un bel po' di cose. Questa qui è una chiesa in Messico. Come vedete, anche in questo caso c'è un uso diffuso della svastica. Tutte cose che vi faccio vedere anche per curiosità, eh? Allora, queste qui sono alcune delle strette massoniche che dipendono dal grado del massone. Ogni massone, naturalmente, più va su e più diciamo, potere in certi aspetti. Ecco, qua vediamo Adolf Hitler con la croce che vi dicevo prima. Ecco, quindi a mio avviso, a mio modestissimo avviso, questa
non rappresenta soltanto il simbolo del nazionalsocialismo, no? Insieme alla svastica, ma rappresenta l'appartenenza vera del soggetto, in questo caso di Hitler, all'ordine dei Cavalieri di Malta. E questo ve lo dico per una ragione molto, molto semplice. Cioè, immaginate uno che va in giro, che fa un politico anche di grande importanza, che sciorina, che fa vedere questi simboli come se non contassero niente, no? Il significato, se è lì, deve essere di sicuro quello lì. Siccome il Terzo Reich, che è stato costituito successivamente all'ordine dei Cavalieri di Malta, ovviamente dei Templari, si può desumere con una certa logica che lui ne facesse parte, altrimenti non avrebbero scelto quel simbolo lì. Questa qui è un'altra immaginina, siccome lui, sapete, no? Avete visto, il simbolo è questo qui, simbolo. Questa qui è un'altra immaginina che io presento nel libro, ed è l'immagine del Sol Invictus. Tenete presente che il Sole, sia il Sole di luce, che il sole nero, sono altre due immagini, la prima un pochino più classica, la seconda sicuramente più esoterica, del nazionalsocialismo. Adesso vi faccio vedere un'immagine. Questa è un'altra immagine, questa è il Sì, Kaiser che tedesco, Beppe. Guglielmo I, e vedete che anche lui quante immagini ha, lo Ma è vedete? Guglielmo Vedete? Primo o Cecco Beppe? Perché Dovrebbe essere... No, dovrebbe a essere me sembra di io. Cecco Beppe, però Aspetta, vabbè. te lo dico subito con certezza. Guarda, perché qui Prego, prego. si legge male. Allora, Guglielmo I. Ah, avevo primo, Guglielmo I ok. di Prussia e il Kaiser, va Sì. bene? Ecco, allora, vedete quante. Queste non sono qui per caso. Vi dicevo, tante volte noi non ci diamo qua. Questa qui, la vedete, è un'immagine. Questa è un simbolo, lo vediamo successivamente, magari nelle prossime puntate. E questo è lo stesso. Questi sono le onorificenze del Vaticano. Sono le onorificenze, le medaglie che il Vaticano dà a fronte di un certo lavoro fatto, diciamo come riconoscenza, come appartenenza, chiamiamola un po' come si vuole. Io nel libro tratto anche questa cosa. Ecco, eccola qua. Questa addirittura è molto particolare, perché queste, come vedete, sono due insieme. Puoi cercare, Ubaldo, di interpretare questa cosa qua? Sono due immagini insieme, lo vedi, no? Una sovrapposta all'altra. Beh, Quella guarda, sotto, che te l'ho appena detto, che cos'è quella sotto? quella sotto cosa? Qui non si vede niente qua. Quella sotto, ce n'è una sotto ad 8 punte, poi c'è quella. Diciamo nazionale, come si chiama? Nazionale tedesca qui, Partito Socialista? nazionalsocialista, scusami, sopra. Che cosa vuol dire questa immagine? Vuol dire che probabilmente l'accordo che avevano fatto anche col Vaticano e con i gesuiti, in occasione di quell'accordo, era stata fatta un'onorificenza, in questo caso una medaglia, insomma un sigillo, chiamate come Ah, sì. volete, una croce speciale proprio per individuare gli eletti che facevano parte di questo gruppo di elite. E questo, secondo me, dovrebbe essere l'immagine dei gerarchi nazisti ad altissimo livello, che non dovrebbero essere più di 12, per quello che posso aver capito io, un numero di questo tipo. Poi qui ci ha spiegato tutto, questo l'ho preso dal libro, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. C'è nessuna domanda? No, da casa no, stanno osservando, stanno commentando, ma domande al momento non ce ne sono. Bene, benissimo, benissimo. Allora, adesso cominciamo a venire un pochino ai nostri giorni, no? E anche qui, sto facendo questa ricerca, io sono andato un po' in giro e ho visto i personaggi importanti. Allora, attenzione, di alcune immagini non sono assolutamente certo che siano strette di mano massoniche, ve lo dico chiaro. Altre probabilmente sì, anche perché sono massoni, tra virgolette, dichiarati, riconosciuti, e non ci sono problemi. Ecco, in questo caso qui abbiamo Bill Gates che stringe la mano aprendo le due dita, e questo potrebbe forse anche... lui è sicuramente... Ve lo garantisco io, è nel comitato dei 300 e anche
anche in un altro molto importante, Bill Gates, ma lui è sicuramente cavaliere di Malta, lo dico al mille per mille, se Beh, non un gesuita, se non un vero gesuita. è un tipo da forca senza pietà per Non facciamo quanto mi commenti, riguarda. per piacere, Sì. facciamo commenti. Dopo, bisogna educarci nel parlare, Ubaldo. Se vi hanno chiuso tante volte il canale è perché troppi i soggetti sono intervenuti, non troppi, che poi è sempre quello, interviene straparlando, perché quando si parla in pubblico bisogna rispettare certe regole. Se no, poi fanno bene a tagliarti, eh? Andiamo avanti. Chi è questo personaggio qui? Lo conosci? Bush Senior Junior e questo qua, Non non so chi conosci è. Bono, il cantante No, degli U2? Lui è no, Bono, no, vedi? no, no. Lui è massone dichiarato, eccetera, Vabbè, eccetera. anche Bush è Andiamo avanti. massone. Beh, Bush è più che massone, perché lui fa parte della Skull and Bones. Altre massonerie, è ancora di sopra. Allora, ecco, questa qui è la stretta di mano tra Craxi, Pertini. naturalmente massone, e Pertini, perché i personaggi politici degli ultimi 50 anni, a un certo livello, erano tutti massoni. Ci scommetto la reputazione. Io, perché quella, la ricerca che ho fatto io, almeno Per quelli che ho quanto trovato, sono. riguarda i due personaggi che hai detto te, sì, lo erano. Ah, guarda, menzionamene un altro, via, menzionamene un altro, dimmi un altro Ma Pio politico Mola, famoso. Andreotti, ma tutti Tutti massoni, massoni, tutti tutti, tutti. massoni, tutti, tutti, ok? Stavano lì a battagliarsi destra e sinistra, a pigliarci per il culo, scusate, e poi andavano a donne insieme, no? Perché sono club che poi dopo se le dividono anche. Ecco qua, eccolo qua, chi è questo qui? Beh, Kim Il-sung e Trump. Ecco, guarda un po' che fa questo signore qui. Beh, è un Non sono signore. certo al 100%, però non mi meraviglierebbe. 99 sul 100%. Anche lui, che cos'è questa qui? La bandiera della Corea del Nord, no? Che simbolo è questo qui? L'abbiamo visto prima. Aspetta un attimo, scusami ancora, devo rispondere a Fabio Marino. Vabbè, rispondi a Caro Fabio Fabio Marino. Marino, una tua. Aspetta, no, per quando ci vuole, hai detto una grande cavolata. Il pagliaccio sei tu, casomai, perché non conosci bene quei personaggi e quel movimento, la storia di quei movimenti, cosa volevano fare. Quindi, prima di scrivere certe castronerie, forse sarebbe il caso che ti informassi, ma molto puntigliosamente, prima di. Capito? Faresti più bella figura. Prego, andiamo avanti. Scusami, puoi leggere il commento, se no non No, capisco lasciamo niente. perdere, andiamo avanti, non lasciamo stare. Andiamo avanti. Non è il caso di Vabbè. perdere tempo a rispondere a certe stronzate. È già tanto che rispondo io, figuriamoci se ci mettiamo anche te, lascia stare. Andiamo avanti. Allora, questa qui è Prego. un'altra immagine piuttosto curiosa, ovviamente, di un tempio, a mio avviso, massonico del Terzo Reich. Come vedete ci sono quasi, insomma, molte indicazioni, il pavimento a scacchi, insomma, la svastica naturalmente, e non lo so, non lo so, un punto interrogativo, è una cosa abbastanza curiosa che ho trovato e ve la faccio vedere. Ecco, qui chi è questo signore qua? Riconosce? Mao Zedong Ecco, era chimico e Zhao Zong. ma guarda te come che incontro cordiale che hanno avuto, no? Non dovevano essere proprio nemici al mille per mille. E anche questa strettina qui è molto sospetta da parte di Kissinger. Tenete presente una cosa: che un iniziato, quando incontra un altro iniziato, lo sa che incontra un altro iniziato, perché qui incontra Mao Zedong e Kissinger sa benissimo se è o se non è. È evidente che se incontra un soggetto che non è iniziato, non c'è nessuna ragione, no, di stringergli la mano massonica, gli dà una stretta di mano normale, come in linea di massima fa Trump, perché Trump è molto furbo in queste cose, non si fa quasi mai beccare, naturalmente, dentro anche lui, è chiaro, no? E in questo caso qui, come vedete, non occorre vedere la stretta di mano di Mao Zedong, perché c'è già quella di Kissinger che conferma l'appartenenza anche di Beh, Mao Zedong. Kissinger è notissimo che è massonissimo.
Sì, Vabbè, questo ecco, qui anche non ce l'ho. l'ho fatta vedere già Ah, l'altra sì, volta. questo anche per qui, sì. Vabbè, l'ho fatta vedere l'altra volta, non perdiamoci tanto tempo. No. Ecco, questa, eccola qua. Qui cominciamo a entrare un attimino. Guarda un po' qua che posizione strana che ha il pollice di Hitler. Questa è sospetta, eh? È molto molto sospetta. Usiamo sempre il condizionale. Sì, Anche certamente. questa è molto sospetta. Chi Qui è sì, questo? perché Chi è Himmler, questo? Himmler, Ecco, Himmler. allora guarda un po' Himmler come stringe la mano. Questa al 100% è sicuramente una stretta massonica e già Dice questa, secondo me, Hitler, e a fianco a Hitler, a sua sinistra, si intravede Bormann. Bormann, sì, sembra un Martin Bormann. Bormann, sì. Ok, vabbè, andiamo avanti. Un'altra foto, anche questa qui mi sembra abbastanza Hitler e Rommel, inconfondibile. ma Rommel non era massone, attenzione. Come fai a saperlo te? Lo so Sei, per... l'ho appena spiegato ora, o non mi confondere le cose. Segui la logica. Segui la logica. Scusami, fammi finire. Segui la logica. Se Hitler stringe la mano così a questo che è Erwin Rommel, stai certo che anche lui ha iniziato, se no Hitler non l'avrebbe stretta così la Ma mano. su Romolo ho i miei forti, Non puoi, fissimi dubbi. no, ma a te sto nei dubbi. Sui simboli non si frega mai, eh? Sì, Sui beh, simboli, i simboli non ti fregano mai. Cioè, non è possibile che uno a quel livello lì giochi sulle strette di mano. Non esiste proprio. Anche per un fatto di rispetto nei confronti della massoneria, della loggia e anche in questo caso di Rommel. Scusami, guardate questo ditino qui e io vi faccio solo vedere le cose, per carità di Dio, poi non fate troppo casino, perché non ne voglio, No. bisogna sempre gestire le cose con molta tranquillità. Si torna indietro, eccola qui, quella che lui ha fatto è praticamente questa. La vedete? La vedete questa qui in alto a Sì, sinistra? La quelle vedete? sono, Qua, sì, questa qui. le vedo, Oh, per i tipi di stretta bene. di mano, sì. Quella che abbiamo visto in particolare è questa qui. Poi la posizione della mano, come vedete, non è mai chiusa, è sempre una stretta di mano un po' al 50%, un po' a metà mano, che la chiamo così, non so come chiamarla. Andiamo avanti. Allora, andiamo, perché ci sono ancora delle immagini da vedere. Eccoci qua, questa l'abbiamo vista. Questa qui è un'altra stretta di mano, di quelle un po' pepate. Sì, vediamo un po' chi sono Questa, quei tipi lì. queste, perdonatemi, non ci ho avuto tempo di Vabbè, va salvare avanti, va avanti. tutte, tanto era quasi simbolica questa qui. Questa qui, Colori invece. la stessa stretta di mano. Chi è questo qui? Göring? Mi sembra Göring, No. no? Ecco, questa qui non lo so, ve la faccio vedere al No, volo. Ecco, quello è Monsignor Tiso, della Slovacchia. Colori. questo qui? Ah, Sì, benissimo. sì, sì, sì. Ecco, questa qui è Paola della Jugoslavia, mi sembra di ricordare. Paola di Jugoslavia. Questo non lo Eccolo qua. presente. Eccolo qua. Poi ce ne abbiamo un'altra qua. Eccola qui. Saluto al gerarca nazista. E poi ce l'abbiamo un'altra qua. Stesso discorso, questo prelato qui, che è un gesuita sicuramente. Stringe la mano ad Adolf Hitler con questa cosa qui. Andiamo, questa qui è una festa di matrimonio di Adolf Hitler. Eccola qua. Questi sono degli invitati e qui ci sono delle strette di mano. Questa è sicuramente di quel tipo lì. Ce n'è un'altra qua che si vede anche abbastanza male. Questo è Montauf, non lo conosco. Questo è il segno che vi ho fatto vedere prima. E siccome io ho scritto la trilogia, no? Nella trilogia io, ora chiudiamo un attimo qui, nella trilogia io che cosa scrivo a un certo punto? Nella trilogia io, quando devo mettere insieme degli indizi, no? Per sostenere una tesi o dire qualcosa, insomma, provare qualcosa, dico che uso la famosa, diciamo, logica che usa Agatha Christie, va bene? Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova.
Io non lo so se qui ci sono tre indizi, sta a voi giudicare o meno, diciamo quello che vi ho presentato. E adesso vi leggo una cosa, siamo in chiusura, una citazione, non ce l'ho fatta a verificarla, di Ezra Pound, postata da Diego Fusaro, di cui parleremo la prossima volta oppure quella successiva, perché sto procurando un intervento anche per gli influencer, quelli che si chiamano influencer, che ormai sono quasi tutti malati di Covid. Ormai hanno preso l'influenza anche loro a questo punto. Dice: schiavo è colui che aspetta qualcuno che venga a liberarlo. Ezra Pound. Allora, poi vediamo un pochino. Ti ricordi il discorso che ti feci sul numero 68, no? Che non avevo avuto tempo di andarla a vedere. Nella volta precedente avevo fatto notare, per chi non ci ha seguito la volta scorsa, che guarda caso, se si fa la somma delle date per la prima e la seconda guerra mondiale, viene fuori il numero 68. Stessa cosa il giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora, 68. Quindi io non ho avuto tempo lì per lì, oggi ci ho avuto tempo, sono andata a vedere il significato in gematria, che ricordo è uno di quei famosi codici che se non si conosce non si capisce quasi niente di quello che succede. E che cosa vuol dire, qual è il significato del 68? Ubaldo? Non ho la più pallida idea. È scritto qui. Killed, cos'è? Killed. Killed riot in Che cosa Germania. vuol dire? Che cosa vuol dire killed in inglese? Tu lo Assassinato, sai? ucciso. Morto, assassino, morto. Morto. Vuol dire morto, vuol dire morti, vuol dire che, vuol dire guerra, vuol dire guerra, vuol dire morti. Cosa vuol dire? Allora, vi leggo adesso che cos'è la gematria, così uno che magari non ha letto, non ha letto, se l'ha scordato. La gematria è lo studio cabalistico di testi antichi, dando valori numerici alle parole. Ogni numero, come nel caso 666, ha un suo significato. Scopriamo insieme come alcuni soggetti usano la geometria e la cabala in riferimento al 666. Vedremo cose molto intriganti. Da sempre esistono codici nascosti e celati ai più, senza la conoscenza dei quali è impossibile capire gli eventi della vita. È forse per questo che non ce li insegnano a scuola? È molto probabile. E adesso devo fare siamo in chiusura. Una battuta veloce a Eracle. È collegato stasera Eracle, che saluto, è collegato? No, non lo so, mi sembra che non lo vedo. Magari No, ci non vede da c'è. casa, ma al momento, vabbè, parla Magari. pure, poi tanto lo vedrà, Allora, lo vedrà. siccome anche la volta scorsa, poi tanto ne parliamo la volta successiva, la prossima. La volta scorsa anche lui aveva, insomma, ogni tanto magari ha fatto il suo intervento, per carità di Dio, dicendo che è tutto finito, no? No, 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 Eracle, non è tutto finito. E già ne stanno già parlando. Prevedi, per esempio, questo problema dei derivati, no? Che io ho chiamato avariati, perché a questo punto sono lì da tanti anni e non sanno più che fare. Lo sai cosa fanno di questi avariati? Faranno apposta il grande reset per ripulire tutto il frigorifero da queste cose che sono lì e cominciano ormai a puzzare. Quindi questa è un'indicazione fondamentale, perché gli avariati sono arrivati a 620 mila miliardi, fonte Sole 24 ore, importo che supera la situazione che avevamo prima della Lehman Brothers. Un'altra informazione di oggi, ma poi ce ne sono tante in rete che le potete trovare: Giappone, ricatto ai cittadini, identità globale oppure perderete la sanità pubblica. Ecco fatto, col grande reset tutti dovremo essere obbligati con la nostra My Card, poi c'è anche in Italia, no? La carta sanitaria, cartina sanitaria, a dover essere vaccinati, altrimenti si perderanno tutti i diritti civili. Ecco, io se non ci sono particolari domande mi fermerei qui. Abbiamo fatto abbastanza, poi su tanti aspetti ci ritorno successivamente, però quello che effettivamente emerge è che senza una conoscenza
anche parziale, perché io naturalmente non sono un esperto di simboli, io sono appassionato che ha scoperto queste cose qui che mi facendo, no? E effettivamente è impossibile, impossibile parlare di storia, parlare di filosofia, parlare di economia, moneta e finanza, perché è tutto un po' collegato. Certamente è difficile parlare di qualsiasi cosa, perché la nozione dei simboli rappresenta proprio l'ABC di quell'alfabeto, di quel codice che noi dovremmo utilizzare per interpretare gli eventi. Se non ci sono domande, io ringrazio tutti dell'attenzione e ci risentiamo magari la prossima settimana. Io Sì, l'altro certo, ci intervento sentiamo. No, ma ce poi l'ho quasi pronto. da casa, se c'è gente che ha documentazioni o roba da mandare, gli mettiamo il tuo indirizzo e vediamo. Ecco, adesso devo rispondere a Fabio Marino sul perché Hitler non ha annientato i francesi a Dunkerque, per una ragione molto semplice. Hitler non volle, diciamo così, annientarli perché era convinto di fare con l'Inghilterra un grandissimo, diciamo così, una grandissima alleanza politico-economico-militare, in quanto che l'Inghilterra aveva un terzo del mondo che era colonia. E lì fu tratto in inganno, c'è un libro di, come si chiama, di un certo Nicholas Hammer, il titolo è Dunkirk, A Necessary Myth, cioè Dunkerque, un mito necessario, che spiega il tutto, e dove Hitler fu, cioè tutto il governo tedesco del Reich fu fregato dai massoni inglesi perché loro volevano la distruzione della Germania, come ha spiegato molti anni dopo l'ex segretario di Stato americano James Baker, che fu segretario di Stato sotto la presidenza di Bill Clinton. Tutto qua. Ecco, Bene, niente, allora prego. comunque, approfitto per questo commento che hai fatto per dare questo consiglio, e poi per carità di Dio, fate quello che volete. Quando vi trovate di fronte a un episodio storico o anche di attualità, no? Che accade, anche una cosa di... voi dovete cambiare approccio. Se volete veramente capire quello che sta avvenendo, quello che in politica come Roosevelt, ma anche in economia e in altre cose, come Sì, Roosevelt ci ha sì. detto tante volte, se succede una cosa e succede in quella maniera lì, vuol dire che doveva andare così. Cioè, non succede niente a caso, eh? Non Infatti è succede vero. niente, non succede. Quindi il mio suggerimento è quello di cominciare a vedere le date, di studiare la trilogia che io in questo momento, per chi la vuole, la do gratuita, perché tanto a me l'importante è che la gente si documenti e studi. Chi la vuole mi scrive a mmguerrieri@iaco.com e io gliela do gratis. Dalla prossima settimana sarà disponibile su internet per il prezzo di una colazione a 3 euro. Se uno la compra mi fa anche una piccola donazione in formato ebook. Va bene? L'importante è farla circolare, potete anche darla a amici il link per scaricarlo, non mi interessa. L'importante è che si legga, perché se non si legge e non si capisce un pochino meglio il significato dei simboli, Ubaldo, mi dispiace non ci rimanere male, è inutile parlare di storia e di eventi storici senza quell'analisi. Certamente, ma in Mi effetti fermo qui qua. c'è una domanda per te di Francesco Macri, credo, sì. Dice: ma cosa c'entra richiamare la prima guerra col numero 68 con l'Ucraina e la Russia? Allora anche le altre guerre, Iraq, Siria, Libia, Afghanistan, eccetera? Dice: forzatura posteriore, dice lui. Ma no, ma forse vedi che glielo spieghi per favore a Ma Francesco Macri. io c'è poco da spiegare sui numeri, c'è poco da spiegare. Qui si pone l'attenzione sul ci sono state tre guerre, due guerre mondiali. Chi legge il libro sa bene che il numero importante è il numero 3, non è il numero 2. Quindi, secondo me, per quello che posso, pochissimo, che ho capito pochissimo o niente, però per quello che posso aver capito io,
Loro stanno cercando di creare la terza guerra mondiale che sarà anche funzionale al grande reset e al completamento della grande opera che io presento come nuovo ordine mondiale. Mettiamo nuovo ordine mondiale, la grande opera, perché senza una guerra devastante, che ovviamente si presenterà in maniera molto diversa rispetto alla prima e alla seconda, il sistema non può essere cambiato. Il dottor Desci l'ha detto in maniera molto chiara: per costruire bisogna prima distruggere. Quindi qualcuno ha posto in evidenza il fatto che sia la prima, la seconda e l'intervento della Russia in Ucraina, la somma delle date fa 68, e 68 vuol dire morte. Poi uno faccia l'interpretazione che vuole. Chi se ne frega di quando è scoppiata la guerra in Iraq o in Afghanistan, un'altra guerra. Questo è un altro par di maniche. Magari uno fa il calcolo e viene fuori 68 anche lì. Quindi prima di tirare delle conclusioni o fare dei commenti un po' così, un po' superficiali, studiate. Bisogna studiare tutti di più prima di parlare. Invece c'è tanta gente che parla soltanto per intrattenervi. Non vi danno mai, non vi citano mai fonti, e quelle, capite che questo è soltanto intrattenimento. Dobbiamo veramente capire che c'è una differenza sostanziale tra fare un lavoro tipo quello con molta modestia, che ho messo insieme io in questo momento, che vi ho appena presentato, e fare un intervento in cui si parla, si straparla, si danno delle informazioni molto così, senza citare mai la fonte. La seconda, la prima è forse educazione, formazione. La seconda è solo bla bla bla. Io, se non ci sono altre No, domande, faccio un no, no, saluto a no, tutti, una buonanotte, no, per me è già no. tardi. Va bene, allora, ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie, carissimo Massimo. E Grazie, niente, poi buonanotte. metterò Buonanotte a tutti. l'indirizzo, se qualcosa Un già a te, metterò l'indirizzo per chi vuole scriverti, ti scriverà per saluto. avere. Ciao, ciao, grazie, Ciao, vado. ciao, 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 ciao. ciao, ciao.